situazione è veramente catastrofica, i lavoratori sono esasperati, il gruppo dirigente del sindacale ha detto a chiare lettere che questa storia è insopportabile, l'ASI così com'è non serve più a nessuno, in provincia di Avellino sta mettendo a rischio anche lo sviluppo industriale e la depurazione. C'è una responsabilità in capo alla Regione Campania. Se la Regione Campania vuole commissariare questo ente inutile e mettere una persona con un finanziamento straordinario per rimettere in moto il meccanismo della depurazione, quella è l'unica strada. Questi hanno fallito e se ne devono andare a casa. L'incontro è fallito e la dimostrazione che, nonostante che alcune persone di 60 anni con le lacrime agli occhi, abbiamo visto una persona indurito di fronte anche a queste scene, dicendo che non ci sono soldi e non si capisce perché entrano 4 milioni l'anno sul lavoro dei 56 lavoratori della depurazione e poi i lavoratori lavorano e non percepiscono lo stipendio. Se non sono queste le cause per mandare a casa questi politici che hanno fallito, io mi domando, ma sta Regione Campania, ma veramente pensa che in provincia di Avellino abbiamo tutti quanti l'anello al naso? O vuole intervenire, rimuovere le cause, rimuovere le persone, gli uomini al comando e metterci qualche persona capace di affrontare e risolvere il problema? Il prossimo passo è cominciare a mettere in campo iniziative pubbliche. Noi cominceremo a scrivere alla Regione, direttamente al Presidente della Regione, al Vicepresidente Bonavitaco. In provincia di Avellino c'è un problema grosso quanto una casa. Il sistema industriale si sta per chiudere perché non facendo più la depurazione in provincia di Avellino le cose non vanno bene. Allora se il governatore vuole ricandidarsi e pensare ad un sistema per lo sviluppo dell'Irpinia, questa è un'occasione, altrimenti noi cominceremo a pensare che anche questa possibilità, venendo meno, le promesse che hanno fatto in campagna elettorale sono disattese e i lavoratori vanno in mezzo alla strada.